Ciao a tutti draghi, io sono Eterion e vi do il benvenuto in questo nuovo video. Oggi andremo a parlare e vi farò vedere anche alcune build di Limbo, o per la precisione di Limbo Prime. Questo frame un po' odiato dalla community di Warframe, non tanto per le sue abilità, ma per il fatto che spesso e volentieri veniva utilizzato per trollare gli altri player. Poi, da quello che ho capito, io comincio a giocare dopo che lo hanno mini reworkato, da quello che ho capito, l'abilità che impediva ai nostri alleati di fare quel che volevano è stata sistemata, mettiamola così. Però il signor Limbo viene ancora visto male da tutta la community perché essenzialmente può ancora trollare i propri alleati, e vi farò anche vedere come, perché anch'io sono un pezzo di merda. Prima di farvi vedere la build di Limbo e di parlare di come utilizzo questo frame particolare, andiamo un attimo a vedere le abilità che predilige maggiormente Limbo, ossia la sua passiva. Ogni volta che noi schiviamo, non è una schivata normale, entriamo e usciamo dal rift ogni volta che schiviamo. Dopo la schivata si crea un piccolo portale alle vostre spalle che i vostri alleati possono utilizzare per entrare anche loro nel rift. Loro non ci restano per sempre, hanno un tempo chiaramente, però all'interno del rift l'energia si ricarica lentamente e ogni nemico ucciso nel rift ci ricarica di 10 di energia. Nel caso in cui voi voleste trollare i vostri alleati, vi consiglio di usare un colore per l'energia difficile da notare, come ad esempio il nero, così resterà soltanto un piccolo, come dire, un piccolo disturbo nell'aria. Gli altri non si accorgono che c'è il vostro portale, entrano nel rift, provano a sparare e lanciano madonne. La prima abilità di Limbo è il Banish, questa la conoscete molto bene, se fate i salvataggi. Limbo è infatti molto utilizzato per fare i salvataggi, perché essenzialmente butta fuori in un altro piano dell'esistenza, nel rift, il personaggino che andiamo a salvare, quindi non può essere colpito, non può essere toccato dagli avversari finché ha la 1 attiva addosso, finché ha il Banish di sopra, e per cui utilissimo per questo. Tanto di cappello a Limbo, non gli diciamo nulla. La seconda abilità Status immobilizza i nemici nel rift. Questo vuol dire che i nemici devono essere nel rift per immobilizzarli. E quando è attivo, i proiettili nemici vengono fermati a mezz'aria. La terza non la leggo nemmeno perché non penso di aver mai visto qualcuno che la utilizzi. Ditemi magari nei commenti se sbaglio io non ho mai usato Rift Surge. E infine, la quarta abilità, Cataclysm, crea una violenta esplosione di energia, vabbè, penso che l'abbia visto un po' tutti, crea questa bolla all'interno, siete nel rift, quindi se i nemici sono fuori dalla bolla non vi possono colpire perché i proiettili finiscono nel vuoto, cioè non possono raggiungervi, ma se i nemici entrano nella bolla vi possono, ahimè, colpire. No, se c'è status attiva, perché i nemici che entrano nella vostra bolla, nel vostro Cataclysm, se c'è status attivo, i nemici sono nel rift, vengono bloccati. E nulla, queste sono le abilità di Limbo. Andiamo a vedere due build, perché la terza è un fallimento. Ho provato a fare una mezza build danno per Limbo basata sulla sua quarta abilità, ma ahimè, perché fa danno esplosione, no? Siccome dice, quando si crea fa danno, e quando lo togliete la quarta, la Cataclysm, collassa in una letale esplosione. Non fa danno, non fa danno nemmeno ai livelli 30, non serve a niente. Per cui build danno, cancelliamola, poi proprio la elimino del tutto. Andiamo a vedere due build, che io ho chiamato una Zawarudon per chi conosce JoJo, perché Limbo è essenzialmente come se fermi il tempo, esattamente come Dio Brando in JoJo. È una build che non necessita di forme. Io ne ho messa una unicamente per poter mettere redirection al massimo. Non è al massimo perché lo sapete, non ho mai abbastanza endo per fare nulla. Però
Anche questa build è viabile, avete un po' meno di scudo, ma quello che vi serve essenzialmente è durata a livelli esasperanti, una portata del 34-40% massimo, efficienza e potenza indifferente, perché tanto con Premed Flow la vostra bolla costa 100, ma avete 613 di energia, per cui fa niente. Con 306% di durata, il nostro Banish dura 76 secondi, lo Status 45 è no, Stasis 45 è 9, mentre il Cataclysm dura quasi 92 secondi. Capite bene che 92 secondi di bolla sono qualcosa di incredibilmente bello. Vi ripeto, io ho messo una forma giusto per avere più scudo, che non fa mai male. Una volta che potrò potenziarlo al massimo, Redirection sarà ancora meglio. Ho messo Umbral Vitality per avere un po' di vita in più. Avrei potuto effettivamente mettere anche Vitality per avere ancora più vita. Eccellente. La build l'abbiamo cambiata in diretta, fantastico. Questo è quanto io sono bravo a fare video su YouTube. Adesso capite perché ho poche visual e pochi iscritti. Andiamo a vedere adesso come mai il signor Limbo è tanto tanto odiato e tanto tanto preso in giro dalla community Warframe, ma nonostante questo è anche estremamente utile. Su Eris ci sono due mappe, Xini e Kalar Azar, dove io vado spesso e volentieri a farmare reliquie Axi. Non tutte le reliquie Axi, perché i frame che vengono appena buttati fuori dal Vault, in questo caso sono Vauban e Ash, non so quando voi vedrete il video chi ci sarà fuori, ho scoperto che non vengono droppati su queste due mappe, ma soltanto dal Void. Poi magari ne parliamo meglio in un altro video. Andremo a selezionare Kalar Azar, perché è una difesa. Xini la preferisco per farmare, però è molto più dispersiva per Limbo. Una difesa invece è il pane quotidiano del nostro Warframe bizzarro, perché i nemici non arrivano nemmeno a toccarlo. Bolla 2, in modo che i nemici si bloccano e i nemici non possono muoversi, vedete? Entrano, si danneggiano leggermente perché il danno della bolla del nostro Cataclysm, e quello che dobbiamo fare è essenzialmente colpirli dall'interno della bolla. Questa è l'utilità massima che può avere Limbo. Poi chiaramente ci sono frame che fanno quello che fa lui meglio a livelli elevati, mi diceva un follower qualche giorno fa su Twitch. Tra l'altro in descrizione trovate il link alla mia live, se foste interessati lasciate un follow, così sapete quando sono on. Se però dovete fare semplicemente 20 round, 30 round, non di più, mettiamola così, il buon Limbo va più che bene. Non vi occorre nessun altro frame, non vi occorre un Frost con 500k di bolla, non vi occorre... mi sembra che diceva che si usa Gara a livelli molto molto elevati. Se voi avete semplicemente bisogno di difendere il pod per 20-30 round, ma credo probabilmente anche 40, non c'è nessunissimo problema. Questo chiaramente se siete contro Infested e Greenir. Se siete contro i simpatici Corpus, infatti, c'è il nemico che io disprezzo da morire, che vi toglie la bolla se si avvicina troppo. La bolla però, avendo soltanto il 34% di portata, è abbastanza contenuta, ecco. Per cui nel momento in cui vedete questi nemici avete il tempo di andare e eliminarli prima che tocchino la vostra bolla e che la facciano saltare in aria. E ora per concludere vi do giusto due consigli se volete trollare i vostri amici. Non fatelo a missioni magari un po' più serie, ma se fate giusto un paio di missioni con i vostri amici non ci vedo nulla
di male. Una cosa che facevo, ad esempio, era superare tutti quanti gli altri, magari nelle missioni di salvataggio, di sterminio, cose così, e premere ripetutamente il tasto Shift. Questo andrà a creare una serie di portali dietro di voi, nella stessa strada che i vostri amici, parenti e nemici mortali andranno a percorrere. E se mettete un'energia, vi ripeto, di colore non facilmente visibile, io l'ho messa arancione perché non sono poi così cattivo, loro non la vedono, entrano all'interno del rift, non c'è poi tanta differenza da dentro a fuori per quanto riguarda quantomeno i colori, no? I pattern di colori, giusto tutto un po' più sfocato, no? Vedete, meno desaturato. Quindi andranno a sparare ai loro avversari, ai nemici nella mappa, e non ci riusciranno. Questo per qualche secondo, chiaramente, ma vi assicuro che volano bestemmie, è bellissimo. Draghi, non vi faccio vedere come Limbo va a fare le missioni di salvataggio, lo sapete benissimo. Arrivate dal personaggino che dovete salvare, premete 1, il nostro Banish, e ciao per 76 secondi con entrambe le build. L'unica differenza è che avete un po' più scudo con una forma, non cambia assolutamente nulla. Questa è una build che funziona anche senza forme. Se proprio lo vede un pochettino meglio, va così. Prima di concludere, vi do una piccola dritta. C'è chi utilizza Natural Talent su... Eccola qua. Su Limbo. Non è una cattiva idea. Il 50% di velocità di attivazione dell'abilità, considerando che la quarta Cataclysm è molto lenta ad attivarsi, Ci sta. Io ho sopperito un po' con Speed Drift, il 15% in più di attivazione abilità, anche la velocità dello scatto non è male, considerando che lo facciamo abbastanza spesso. Però ecco, se volete spenderci una forma in più, pensateci, perché so che ne vale la pena. Draghi, grazie a tutti per avermi seguito in questa, spero breve, build senza forme di Limbo. Chiaramente se avete build migliori, preferite, utilizzate pure quelle. Questo era semplicemente un modo per dimostrarvi che Limbo funziona anche senza forme. Io sono Etherion e spero di rivedervi alla prossima. Ciao draghi!